Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Oggi wrap up del mese di maggio. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Ciao ragazzi e ben trovati o ben arrivati, se non mi conoscete io sono Martina, fra poco vi parlerò delle letture che ho fatto nel mese di maggio. Prima di cominciare, come al solito, io devo fare delle comunicazioni, stavolta sono due. Prima, il prossimo fine settimana, la prossima domenica per esattezza, se tutto va bene, dovrei andare a Palermo per una marina di libri, che è un festival, è una esposizione, quindi ci saranno tanti stand, chi è andato lo conosce, ci sono tanti editori indipendenti, quindi io sarò lì. Perciò innanzitutto, se ci fosse qualcuno che si trova lì, magari mi contatti, se è possibile ci incontriamo, però non credo proprio che riuscirò a realizzare, a girare prima il video, perché è una settimana atroce davanti, quindi per la prossima settimana il video non uscirà domenica, ma eccezionalmente lo farò arrivare o lunedì o martedì. Seconda comunicazione: a partire dal mese di luglio ricomincerà il progetto Pezzi d'autore. Chi segue questo canale già lo sa, è un progetto che faccio in collaborazione con degli altri canali YouTube. Scegliamo ogni tanto scegliamo un autore particolarmente prolifico e ogni canale aderente decide di scegliere un libro di quell'autore e poi parlarne sul canale, in modo da offrire a chi guarda e anche a noi stessi fra noi una panoramica un po' più vasta su quella che è stata la produzione e i generi trattati dall'autore stesso. Per questa nuova tornata abbiamo deciso di aprire le porte anche ad altre persone che volessero partecipare. Qualcuno mi aveva chiesto in passato, quindi chi ha un canale YouTube o anche chi ha una pagina Instagram o un blog e volesse partecipare all'iniziativa, mi contatti privatamente, possibilmente su Instagram, perché qui sotto ogni tanto i commenti si perdono, e vi faccio sapere come organizzarci. Vi dico subito che l'autrice stavolta è una donna, abbiamo scelto un'autrice americana molto molto famosa, molto prolifica, di cui io non ho letto nulla finora, quindi sarà un'esperienza nuova anche per me. Si tratta di Joyce Carol Oates, quindi chi fosse interessato può contattarmi appunto in privato. Andiamo quindi a noi. Maggio è stato un mese molto buono per quanto riguarda le letture, almeno, e vi dico questo perché mi sono resa conto che ho letto 10 libri, quindi tra gli ascolti, letture e riletture sono molto contenta, non tanto del numero quanto più del fatto che sono state tutte letture molto soddisfacenti, e quindi sono ben contenta di parlarvene. Primo libro di cui parlo oggi è L'ora di Agate di Anne Catherine Bowman, edito Iperborea, probabilmente l'avrete visto in giro, la traduzione è di Maria Valeria Davino. Questo è un libro che ho letto insieme ad altre persone che hanno canali su YouTube, abbiamo un gruppo e insomma ci eravamo sentite, diverse di noi avevano intenzione proprio di affrontare questo testo e l'abbiamo un po' letto in qualche modo insieme, ci siamo poi confrontate. Di che cosa parla questo romanzo? È stato una sorta di caso editoriale. L'autrice è una psicologa e anche appunto scrittrice, e racconta questo particolare incontro fra un psicanalista che ormai alla fine della propria carriera, quindi è molto anziano e gli manca pochissimo per arrivare alla pensione, è una nuova paziente, una paziente che è appunto Agate, una donna che è già stata in terapia da altre persone, che insiste per essere seguita da questo medico. Il protagonista in realtà non vorrebbe seguirla, anzi non fa altro che contare alla rovescia quanto tempo gli manchi per finire finalmente la professione che pare angustiarlo e non dargli più soddisfazione. Alla fine però in qualche modo prende in carico questa donna, e il rapporto fra queste due persone, quindi il medico e la paziente, diventa quasi un rapporto ribaltato, perché sì, è vero che lui in qualche modo continuerà a svolgere il suo lavoro e aiutare lei, ma anche lei in qualche modo aiuterà lui a capire se stesso. E lui si era convinto di determinate cose, aveva anche un atteggiamento che non vi nego da parte del lettore, quindi mi ha suscitato un certo timore, perché lui si esprime nei confronti dei suoi pazienti, del suo mestiere, in modo alquanto irresponsabile, a volte anche astioso, poco incline alla disponibilità, al dialogo, ma anche proprio allo svolgimento in modo professionale del suo mestiere. Poi man mano la vicenda si va dipanando e si capiscono tante dinamiche che riguardano proprio il lato umano anche di chi svolge
un lavoro così delicato come può essere quello che riguarda l'ambito della psichiatria, della psicologia in generale. A me è piaciuto tantissimo, soprattutto per lo stile di scrittura, perché la storia è abbastanza semplice. Lei però scrive in maniera abbastanza veloce, ritmica, è bella, bella da seguire. Io l'ho divorato praticamente, mi è arrivato un pomeriggio, il giorno dopo avevo un'ora buca a scuola e l'ho finito e l'ho trovato sicuramente godibilissimo, perciò mi sento di raccomandarvelo se magari siete alla ricerca di una lettura veloce dove ci siano dei personaggi interessanti e una lettura che vi faccia anche interrompere il blocco del rettore se vi trovaste in questo stato, quindi assolutamente promosso. Ora, sulla scia di questo libro, evidentemente avevo bisogno ancora di medici e di personaggi medici, ho letto un libro che vegetava sugli scaffali della mia libreria praticamente da anni. È arrivato il suo momento e vi dico sinceramente che è stata una delle letture più belle che ho fatto in quest'anno. Non so se arriverà nella top 10 finale, però sicuramente una delle letture più belle, più intense, più significative. E il libro è Il Dottor Glass di Söderberg, spero che sia questa la pronuncia, non ho idea. Lui è uno scrittore svedese. Il libro in Italia è edito Lindau. Vi dico anche chi lo traduce: Maria Cristina Lombardi. Un libro meraviglioso. Questo libro fu pubblicato nel 1905, dopo 2 anni di travagliata elaborazione, in cui appunto l'autore prendeva e riprendeva questo manoscritto, lo rimaneggiava. Quando arrivò alle stampe, diventò una vera e propria esplosione, cioè fu un caso letterario e destò tantissimo scalpore e scandalo, perché le tematiche di cui lui parla sono delle tematiche socialmente inaccettabili, soprattutto considerato il contesto e il periodo in cui il romanzo è stato elaborato e poi scritto. Parla di aborto, di legalizzazione dell'aborto, di giustizia dell'aborto, si parla di divorzio, di legittimità del divorzio, ma anche di legittimità soprattutto dell'eutanasia. È un libro che per molti versi mi ha fatto pensare a Delitto e Castigo di Dostoevskij, e non per una mia associazione personale, ma perché ci sono dei passaggi che lo stesso autore ha voluto esplicitamente rendere palesi, cioè ha voluto creare delle connessioni molto esplicite fra i due romanzi. Il protagonista è appunto un medico, è quello che noi oggi definiremmo medico generico, solo che nella concezione dell'epoca in realtà il medico di base, ecco, il nostro medico di base, non aveva soltanto una funzione così iniziale di accoglienza e poi magari andava a indirizzare verso gli specialisti, no, svolgeva tutte le funzioni, dal medico curante della tosse, della febbre, fino ad arrivare a problemi gastrointestinali e psichiatrici. Quindi lui si trova ad avere a che fare con pazienti che gli chiedono aiuto da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista ginecologico, per esempio, quindi svolge tutte queste funzioni. E ad un certo punto si presenta da lui una paziente che gli confessa di non riuscire più assolutamente ad avere rapporti con il marito perché il marito la ripugna. Poi spiegherà anche il motivo del perché il marito la ripugna, la questione si va intrecciando un po' di più. Il punto è che lui, violando del tutto quello che potrebbe essere considerato un'etica professionale, decide di aiutare questa donna ricorrendo a dei appunto a delle scelte, a delle vie che non sono del tutto legittime dal punto di vista di un'etica diciamo socialmente condivisa, però dal punto di vista di una morale personale hanno un filo logico che non fa una piega. Il libro è scritto con uno stile meraviglioso, meraviglioso, alterna questa narrazione ha delle riflessioni anche filosofiche, esistenziali, poetiche. C'è una pagina dedicata alla luna e al ruolo che la luna ha nell'immaginario degli uomini e soprattutto dei poeti, che è qualcosa di straordinario. Scritto tutto in forma di diario, sono degli appunti che questo medico prende. E io sono rimasta incantata, l'ho letto molto lentamente, proprio me lo sono contato, quasi col contagocce l'ho diluito, perché una poesia così delicata e a volte anche rovente nelle sue pagine da lasciare senza fiato e senza parole. Il modo in cui tratta il tema del desiderio, ecco, di quello che desiderano gli uomini. Ci sono delle pagine bellissime in cui si discute di questo, del fatto che ci sono alcuni uomini che dicono di ambire alla felicità, ma in realtà quello che desiderano è il desiderio, cioè desiderare qualcosa, perché nel momento in cui avviene l'appagamento, automaticamente si estingue del tutto la possibilità di accedere davvero alla felicità. La felicità è il desiderio di felicità, non l'ottenimento
godimento di questa, quindi c'è anche una componente che. Se avete reminiscenze a qualcosa di leopardiano, non so se voluto dall'autore, non so se lo conoscesse, probabilmente no, però qualche richiamo c'è anche a questa luna, insomma ci sono diversi riferimenti. Io ve lo consiglio assolutamente, può essere considerato in qualche senso un classico, però è attualissimo, è molto moderno anche appunto nello stile in cui viene scritto. È il libro che proprio vi dico, leggetelo, dategli un'opportunità perché è un libro meraviglioso. Andiamo avanti. Del prossimo vi ho già parlato in un video recente in cui facevo le associazioni fra libri famosi e altri magari meno famosi. E questo libro mi è stato consigliato da una di voi che ringrazio sempre perché non lo conoscevo assolutamente, l'ho scoperto grazie a questa segnalazione. Il libro è Pace separata di John Knowles, un testo che negli Stati Uniti viene considerato un must, viene letto nelle scuole, appunto io non lo conoscevo affatto, un libro ambientato negli anni 40, a partire sì, proprio gli anni della guerra, e ci troviamo in un college americano. I protagonisti sono due ragazzi che hanno delle caratteristiche esistenziali molto diverse, eppure sono legati da una sorta di rapporto simbiotico. Uno dei due, che poi è il nostro narratore, è un ragazzo intelligente, capace, è bravissimo, eccelle negli studi, mentre l'altro, Phineas, è il classico bello e tenebroso, cioè è un ragazzo che eccelle solo nelle attività sportive senza fare alcuno sforzo, è un ragazzo bello, affascinante, simpatico, tutti vorrebbero essere amici suoi, eppure lui sceglie, Phineas sceglie il nostro protagonista, sceglie Eugene, e da questa amicizia, mentre matura l'amicizia, matura anche un fortissimo rancore. È come se amicizia e rivalità non potessero districarsi in questo romanzo, che ha delle tinte anche molto fosche, cioè c'è una componente di volontaria intenzione di annientare l'altro, perché è soltanto nell'annientamento dell'altro che si può avere il proprio riconoscimento, la propria dignità. Forse l'aspetto però più interessante di tutti in questo testo non è tanto l'amicizia di per sé fra questi due personaggi, ma proprio il contesto e l'ambientazione, il fatto che in Europa ci sia la guerra e questi ragazzi invece vivono in una sorta di paradiso sottosospeso. Questo college americano è distante, anni luce dall'orrore e dalla violenza del conflitto. Loro vivono appunto in questa sorta di sospensione temporale, al punto tale che Phineas ad un certo punto può osare mettere in giro la voce secondo la quale in realtà la guerra non esiste ed è soltanto diciamo lo spauracchio inventato dagli adulti per tenere buoni i ragazzi. Si può vivere in questa sorta di separazione dalla realtà e questo è uno dei temi più interessanti, così come il fatto che questi personaggi vivono all'interno di un ambiente che è circoscritto, segregato, quindi avulso dalla realtà, ma anche avulso dai rapporti reali con l'altro sesso. È un ambiente formato soltanto da uomini. E nell'assenza delle figure femminili c'è un'assenza di fecondità, cioè lasciatemi passare il termine, non c'è possibilità di andare avanti, è come se tutto ristagnasse lì e quindi anche i rapporti devono avvenire, devono concretizzarsi soltanto fra uomini. Non succede nulla, diciamo, a livello di omoerotismo, non c'è niente di questo esplicitamente, però c'è una fortissima tensione, una tensione dovuta al fatto che questi uomini, che sono costretti in qualche modo a vivere tutti insieme, devono reprimere delle pulsioni che probabilmente stanno sentendo e trasformano queste pulsioni in vendetta, in aggressività, in violenza. È un aspetto che viene lavorato tantissimo dall'autore, io credo in maniera consapevole, e mentre lo leggevo mi è venuto un paragone immediato con Una buona scuola di Yeats, di cui vi ho parlato libro in un pezzo d'autore appunto dedicato a questo libro. È la stessa situazione perché siamo in un campus novel, siamo più o meno in un periodo di guerra, quindi ci sono delle affinità. Però mentre il romanzo di Yeats si apre la possibilità, perché sì, è un ambiente circoscritto in cui sono tutti uomini, però c'è vicino un college femminile e ci sono dei personaggi femminili che entrano ed escono da questa storia. Qui no.
qui troviamo soltanto uomini e questa claustrofobia virile diventa veramente la cartina al tornasole per comprendere questo romanzo. È un classico, proprio a tutti gli effetti, tanto che inizialmente gli volevo dedicare un classicol, però intanto non so se lo farò in futuro, ve ne sto parlando adesso, tenetelo in considerazione, grazie ancora a chi me l'ha suggerito perché veramente è un volume che merita molto e va attenzionato in tantissime sue parti. Prossimo libro è una rilettura, è un libro di cui vi avevo parlato qualche anno fa, agli albori del canale, e quindi se mi seguite dall'inizio probabilmente mi avrete sentito parlarne, se no, questa è la prima volta. Il libro però è molto noto ed è Panorama di Tommaso Pincio. Quando l'ho letto è stato uno dei libri che mi ha colpito di più, io l'ho amato alla follia e questo mese mi ha richiamato di nuovo, quindi l'ho riletto un'altra volta e vi devo dire che la mia impressione non è cambiata per nulla, anzi semmai è migliorata ancora di più. È un libro per lettori. Se siete amanti della lettura e della letteratura, dovete assolutamente affrontare questo volume. Tra l'altro è un libro brevissimo e Tommaso Pincio scrive da Dio, quindi si legge facilmente e vi lascia tantissimo. Il protagonista di questa storia è un lettore, appunto, si chiama Ottavio Tondi, è un uomo dall'aspetto abbondante, ecco, diciamo così, anche se in realtà lui sembra ancora più grasso di quello che in effetti è. E nella vita legge, ha questa ambizione, l'unica ambizione, non ha velleità letterarie, non vuole scrivere, lui semplicemente legge, al punto tale che intorno alla sua figura si viene a creare una sorta di aura mistica, si creano degli eventi, cioè lui organizza dei reading pubblici in cui si siede sul suo divano e legge, ma non legge a voce alta, legge in silenzio e tutte le persone partecipano in massa a questi eventi solo per guardare quest'uomo che legge, creando una specie di situazione mistica strana, stranissima, fino a quando ad un certo punto nella vita di Tondi avviene un evento traumatico che gli impedisce di continuare a leggere, al che si dedicherà ad un'altra attività, cioè cambia radicalmente la propria esistenza e scopre Panorama. Panorama è un social network simile a Facebook, ma più drammatico, più da Black Mirror, perché per essere connessi con questo social network è necessario che una telecamera, una webcam sia costantemente collegata e puntata su un punto della stanza, della casa, appunto della persona, dell'utente, e questa telecamera deve costantemente monitorare quello che sta succedendo in quella stanza. Per questo un po' Panorama. Da qui si passa quindi dalla dimensione del lettore alla dimensione del comunicatore. Lui inizierà a intraprendere una relazione a distanza con una donna, anche lei una figura molto ambigua, molto strana, e a distanza con questa donna inizierà pian piano a capirsi, ad aprirsi, ad interrogarsi, anche a dubitare di molte cose. Credetemi, non vi ho detto quasi niente, è un libro che va assolutamente scoperto, sia per le implicazioni sul tema della sorveglianza, del guardare, dell'osservare, dell'essere controllati, ma anche proprio per i temi che riguardano la lettura e il concetto di essere lettore. È un libro che sicuramente è apprezzato proprio da chi ama la lettura, da chi sa che cosa vuol dire essere guardati male quando alla posta, mentre tutti stanno sparlando di qualcosa, di qualcuno, o stanno scrollando il cellulare, si sta invece con un libro aperto e si sembra mosche bianche, cose rare. Ecco, è un libro per queste persone. Se appartenete a questa categoria, leggetelo. Il prossimo libro di cui vi parlo vi avevo fatto vedere lo scorso mese, già in anteprima, me l'ha regalato Melania, che io saluto ancora, ed è un libro di racconti, I racconti delle donne, a cura di Annalena Benini, per Einaudi, un libro che probabilmente avrete visto perché sui social è andato fortissimo, è andato ovunque, e ha ragione perché è una selezione di racconti. Uno più bello dell'altro. Sono dei racconti scritti da donne, da scrittrici sia italiane che straniere, e sono stati selezionati con una cura minuziosa, ma soprattutto con un livello di qualità altissimo dalla Benini. I racconti sono appunto vari, ci sono nomi famosissimi, ve ne dico alcuni così tanto per. C'è Joan Didion, per esempio, che in un racconto che si chiama Aletto parla della sua emicrania e più in generale del suo rapporto con sì, la cefalea, il mal di testa, ma soprattutto il dolore in generale. È un racconto bellissimo. Poi
C'è Natalia Ginzburg, un racconto meraviglioso di Virginia Woolf apre questa raccolta e si chiama La Presentazione. Un altro bellissimo di Dorothy Parker, che si chiama Il Valzer, e poi i miei preferiti in assoluto, che sono Invidia di Katrin Cetkovich e il racconto di Chimamanda Ngozi Adichie, che è Domani è troppo lontano. In particolare quello di Katrin Cetkovich si chiama Invidia ed è un racconto in cui lei parla di se stessa come scrittrice, ma soprattutto del suo rapporto con il compagno, che è niente poco di meno che Jonathan Franzen. È un racconto in cui, senza peli sulla lingua, lei sviscera il proprio senso di dipendenza, ma soprattutto di limitata competenza e quindi anche di svalutazione. A stare con quello che viene riconosciuto come lo scrittore del grande romanzo americano, il grande scrittore d'America, e fare lo stesso mestiere è fortemente avvilente, proprio perché non si riesce a raggiungere gli stessi livelli. Lei lo rende in questo racconto che è veramente una perla. La raccolta è curata nel minimo dettaglio, fra l'altro alla fine di ogni racconto lei mette una postilla con una contestualizzazione, ma molto breve, dell'autrice, del racconto, di quale raccolta fa parte o da dove è stato estratto, che significato aveva, in che contesto si va a collocare, e questo permette di capire molto bene anche la raccolta. L'impressione che si ha è quella di stare a cena con tantissime ragazze, con tantissime amiche, di sentire tante storie che vengono da queste voci. Quindi si ha davvero questa satura, questa varietà di esperienze che riguardano tantissime cose, dalla nascita di un bambino al divorzio, a un lutto, a rapporti fra le amiche, al rapporto sì con l'altro sesso, l'attesa dell'amore, la disillusione, la rabbia, l'invidia, appunto, il rancore. È bellissimo, è una bellissima raccolta, e fra l'altro è anche un modo, secondo me, molto intelligente di conoscere e scoprire nuove autrici, perché appunto ci sono alcuni nomi famosissimi, ma io c'erano alcune autrici che non avevo mai sentito nominare, per esempio la Clarice Lispector, ecco, io non l'avevo mai sentita dire, altre sono invece molto più famose, quindi può anche essere un modo per scoprire nomi nuovi e poi eventualmente andare ad approfondire la loro conoscenza. Ho letto poi altro libro che avevo in casa, scusate, da un bel po' di tempo. Di Paula Fox, Quello che rimane, libro, oggi ritorna più volte Franzen, è un libro che è osannato da Jonathan Franzen, pare che sia uno dei suoi romanzi preferiti. A me Franzen piace tanto, lo sapete, ed effettivamente anche questo romanzo lo reputo veramente molto molto bello. L'autrice racconta la storia di una coppia di mezza età, che vive in un quartiere, piuttosto degradato, tira avanti la propria vita. Loro non hanno figli, sono delle persone, che hanno passato tante cose. Si vede che non è più un amore brillante, un amore frizzante, un amore molto stantio. Non si sa nemmeno se effettivamente sia amore o sia più abitudine e acclimatamento a un certo tipo di relazione che non altro. All'inizio di questa storia la protagonista viene morsa accidentalmente da un gatto randagio che si era presentato sul terrazzo a cui stava dando da mangiare. Questo episodio apparentemente innocuo e insignificante diventa invece un pretesto per segnare una invadente ed evidente nevrosi che caratterizza soprattutto lei, ma anche il marito. Questo pensiero del gatto che la morsa e che potrebbe averle trasmesso una malattia, ma contemporaneamente quasi il rifiuto a voler fare qualcosa per cambiare lo stato delle cose, e quindi il voler lasciare che una ferita sanguini senza che si faccia niente, che una mano si gonfi, si deformi senza che si faccia niente, diventa veramente una metafora molto intensa di quello che sta succedendo all'interno di un matrimonio. Appunto, come dicevo, un matrimonio molto provato dal tempo, dalle esperienze, sicuramente non un matrimonio fertile. Questo libro mi ha ricordato, in parte, lo stile di Rachel Cusk, un'autrice di cui ho fatto una testa così, di cui in Italia sono usciti i primi due volumi di una trilogia, si chiamano in italiano, Resoconto e Transiti. Io li ho letti tutti e due in inglese, e l'avrete vista sicuramente, è un'autrice di cui si sta parlando molto, viene edita da
da Einaudi, lo stile un po' me l'ha ricordata, anche se è come se Paula Fox fosse un gradino indietro. La Cask fa un'operazione in più a livello narrativo, però qualcosa me l'ha richiamata, come anche i suoi personaggi mi hanno richiamato i protagonisti dei romanzi di Anne Beattie e di Richard Yates. Quindi, se vi piace quel tipo di nevrosi, di tendenza al fallimento, di auto piangersi addosso, capisco che proposto in questo modo non sembra proprio accattivante come lettura, però io so che tanti di voi come me poi si trovano in questo tipo di libri, anche se appunto sembrano ben poco piacevoli da leggere, e allora questo è un testo che appartiene un po' a questo filone, quindi ve lo consiglio se vi piace questo tipo di atmosfera, questo tipo di situazioni. Andiamo agli ascolti che ho fatto questo mese. Ho ascoltato 3 libri. Il primo è Tenere la notte di Fitzgerald. Io ve lo faccio vedere cartaceo, ho questa bellissima edizione che ho recuperato su eBay, è un'edizione Oscar Mondadori che risale agli anni 60, vabbè, a me queste edizioni piacciono tantissimo, fra l'altro questa, se non sbaglio, dovrebbe avere la traduzione della Pivano. Vabbè, non vi vorrei dire una sciocchezza, dovrebbe essere, sì, ecco, sì, è della Pivano. Quello che ho ascoltato io, no, non è tradotto dalla Pivano, quindi ve l'ho fatto vedere, ma lo possiamo anche levare. Tenere la notte è uno dei romanzi più famosi di Fitzgerald, probabilmente è anche il vero capolavoro. So che qualcuno mi lincerà per questa osservazione, ma io non ho amato particolarmente Il grande Gatsby, e ho trovato Tenere la notte decisamente superiore. Devo ancora leggere Belli e dannati, quindi mi riservo un po' l'opinione su questo. Tenere la notte è un romanzo che è ambientato in Europa, si parte dalla Costa Azzurra, però poi si passa per l'Italia. I protagonisti sono una coppia di sposi, giovani sposi, e lui è uno psichiatra, lei era una sua ex paziente che poi lui ha sposato, quindi capiamo subito che il rapporto fra questi due è qualcosa che non è proprio lineare. Cioè, fra l'altro, questa situazione familiare viene ulteriormente complicata nel momento in cui il nostro protagonista incontra una donna, Rosemary, una donna bellissima, un'attrice americana appariscente bellissima, che si trova in vacanza con loro, e da questo incontro poi crolleranno tutta una serie di cose. Lo stile è al solito, Fitzgerald è meraviglioso, è quello che colpisce di più, quello che veramente chiama di più alla lettura. Non è tanto quello che succede, perché nei romanzi di Fitzgerald non è quello che succede che ti tiene incollato alle pagine, ma è l'atmosfera che lui riesce a ricreare, questa sorta di sogno violato, di sospensione eterea, di brillantine e nevrosi che convivono, di alcolismo e solitudine. Ecco, questi sono i parametri di Fitzgerald, sono gli elementi che riescono a tenere lì incantati dalle sue parole. Non mi voglio dilungare di più su questo testo, fatemi sapere se lo avete letto, magari apriamo qui una diatriba su qual è il vostro libro preferito di Fitzgerald, se vi piace come autore. Andiamo con gli altri ascolti. Ho ascoltato un altro libro di Amelino Tombe. Vi avevo fatto un video dedicato a questa autrice belga e vi avevo detto che mi mancavano ormai pochissimi romanzi da leggere. Ho deciso di ascoltare un altro titolo, e ammetto che è uno dei romanzi che ho apprezzato di più in assoluto di tutta la produzione dell'autrice. Mi dispiace averlo ascoltato dopo aver fatto quel video, forse sono stata troppo frettolosa. Comunque ve ne parlo sicuramente. Si tratta di Colpisci il tuo cuore. Se lo volessi collocare un po' in quelle categorie che vi avevo dato nel video dedicato all'autrice, questo sarebbe sicuramente da inserire fra i romanzi che trattano la tematica della rivalità femminile. Nello specifico qui si parla di rivalità fra una madre e una figlia. La protagonista vera e propria della storia è proprio la figlia di Anne, una ragazzina che arriva, irrompe nella vita di una donna giovanissima, una madre giovanissima, che fino alla nascita della figlia era stata abituata ad essere considerata come una sorta di principessa, come una regina a tutti gli effetti. L'arrivo di questa figlia la destabilizza tantissimo, tant'è vero che fra le due non si viene a instaurare un vero e proprio attaccamento, o meglio, la figlia desidererebbe dalla madre quell'amore, quella dedizione, quel conforto, quel punto di riferimento che è necessario ai bambini, ma la madre non è in grado di fornire questo tipo di sicurezza alla madre, proprio quello stile di attaccamento insicuro di cui si parla in psicologia.
La bambina in questo modo cresce maturando un forte legame soprattutto con i fratelli, perché arriveranno prima un fratellino maschio, poi una sorellina femmina, e in questi rapporti lei cercherà continuamente di trovare delle sostitute, delle figure femminili sostitute. Le cercherà in un'amica, poi in una ricercatrice, lei comincerà a lavorare per conto di una ricercatrice e diventerà a sua volta una sorta di figura femminile di riferimento sostituta per la figlia della ricercatrice. Quindi diciamo c'è questo tema della figura femminile come figura accudente, ma anche come figura accudita, che ha sempre bisogno di trovare qualcuno che la protegga, ma anche qualcuno da proteggere, un po' per colmare quei vuoti che non sono mai stati riempiti veramente. Ci sono dei vuoti affettivi che si portano dietro come una sorta di eredità tetra. Il libro è, secondo me, davvero uno dei migliori, ve lo dico con cognizione di causa perché ho letto a questo punto quasi tutto. È incalzante, è interessante, sorprende ad ogni pagina e arriva a scandagliare in maniera analitica e profonda i rapporti umani, lasciando una grande amarezza. Questo sì, è una caratteristica che è propria della Nothomb, ma qui riesce veramente a tessere una sorta di mosaico e a collegare con tantissimi rimandi tutta questa quantità di rancore, solitudine, di abbandono, di bisogno di riconoscimento, di identità, di riscatto. Un libro veramente congegnato bene e soprattutto molto accattivante nella scrittura, quindi è un altro di quei titoli che io vi consiglio proprio. Se non avete mai letto niente della Nothomb e voleste iniziare, ecco, cominciate con Colpisce il tuo cuore e non avrete delusioni. L'altro che ho ascoltato, quindi ultimo ascolto del mese, è un giallo per ragazzi. Direte, ma da dove ti è uscita questa cosa? In realtà volevo una lettura molto leggera così da fare in macchina e mi sono trovata questo titolo su Audible e ho deciso di ascoltarlo. Si tratta si chiama Il mistero del Londonai di Shoban Daud ed è letto da Pietro Sermonti. È un giallo che per molti versi mi ha ricordato Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte di Haddon. Se avete letto quel libro capirete benissimo di che cosa sto parlando. Il protagonista è un ragazzino di 11-12 anni, insomma quella è l'età, che è affetto da sindrome d'Asperger. Quindi tutto il mistero viene raccontato dal suo punto di vista. Il mistero qual è? Un cugino che si è recato insieme alla zia a trovarli a casa, un giorno va insieme a loro a Londonai, sale su una capsula della ruota ma non scende più e non si capisce come sia potuto sparire pur essendo salito su questa capsula per iniziare il suo giro. Quindi comincia l'indagine che viene condotta sia ufficialmente, diciamo, dalle forze della polizia, ma poi viene appunto risolta grazie a questo cervello di Ted che gira, come lui dice, con un sistema operativo differente. E questa differenza può segnare appunto lo scatto di qualità e la risoluzione del caso. È sicuramente godibile e carino. Io in alcuni tratti non ho apprezzato particolarmente proprio il fatto che si sia andato a insistere molto sulla patologia, sulla sindrome del protagonista e quindi lui ha la tendenza a spiegare perché i modi di dire, per esempio, piove a catinello, cielo a pecorelle, cioè lui non riesce a capire il significato simbolico, metaforico appunto di queste espressioni e si ritorna molte volte su questi aspetti che sì, può funzionare una volta, due volte, tre volte, però dopo un po' diventa ripetitivo. Come anche ci sono alcune cose che vengono appunto ripetute tante, tante volte. Questa è una caratteristica dei romanzi per ragazzi, però considerato un romanzo per ragazzi, in caso adolescenti, quindi si poteva anche sorvolare su alcuni dettagli ripetuti così tante volte. Però è una lettura, comunque è stato un ascolto carino, la curiosità di capire che fine avesse fatto questo ragazzo viene, quindi svolge la sua funzione di mero intrattenimento. E ho poi letto un libro in ebook ed è Matrigna di Teresa Ciabatti. Merita qualche parola. Io di lei vi avevo parlato lo scorso mese, avevo letto La più amata e come sapete avevo apprezzato tantissimo quel romanzo, proprio bevuto, un libro che si è fatto divorare tutto d'un fiato, mi ha fatto catapultare dentro la sua esperienza di vita, perché La più amata è un romanzo autobiografico. Matrigna no, è un libro decisamente diverso, si parla sempre di relazioni familiari, di rapporti familiari, ma non è un romanzo autobiografico. La protagonista è una ragazzina. E in realtà tutta la sua famiglia, purtroppo a questa famiglia accade un avvenimento sventurato
che segnerà in modo drammatico tutto il resto della loro vita. E quando questa ragazzina era piccola, le era stato affidato il fratellino fuori, le sfugge dalla mano, questo bambino si perde e scompare, quindi una tragedia che sconvolgerà profondamente la famiglia, ma in particolar modo sconvolgerà lei, perché lei verrà da allora sempre riconosciuta come la colpevole, come colei che ha causato la scomparsa del fratellino, che era fra l'altro un bambino bellissimo, sempre super amato, super protetto, adorato dalla madre. La madre una figura molto accentratrice, ama stare davanti alle telecamere, a parlare di questo bambino splendido perduto e quindi fare anche molta... Viene molto criticata dalla figlia, soprattutto nella modalità teatrale con cui la madre sembra quasi godere di questa condizione privilegiata di mamma che ha perso il proprio figlio e quindi può stare davanti alle telecamere a fare la vamp. In realtà la cosa probabilmente non era così, c'era un dramma, anzi sicuramente c'era un dramma profondo dietro il sentire della madre, però la figlia la percepisce in questo modo, soprattutto percepisce così il fatto di essere colpevolizzata, di essere esclusa, di non essere più destinata di un amore che comunque le toccava in ogni caso. Quindi diventa grande, cambiano tante cose, cambia il rapporto con la madre e ad un certo punto il suo rapporto con la madre dovrà scontrarsi di nuovo in maniera del tutto inaspettata quando la madre cambia improvvisamente vita, cambia atteggiamento. Perché accade qualcosa nella vita della madre, cambia questa modalità di autopiangersi addosso, vedersi sempre come una vittima e sembra quasi voler di nuovo prendere a morsi la vita. E la figlia non riesce ad accettare il cambiamento della madre, non riesce ad accettare che la madre è diventata finalmente quello che lei per tanto tempo ha desiderato. La Ciabatti si fa leggere bene, cioè scrive in quel modo che ti tiene lì e leggi molto molto rapidamente. Fra l'altro il romanzo non è neanche molto lungo, meno di 150 pagine. Un libro che si legge in maniera scorrevole perché lei ha uno stile prevalentemente nominale, quindi utilizza delle frasi minime, delle frasi molto brevi, a volte anche sincopate, tiene bene l'attenzione. Personalmente ho preferito La più amata perché trovo che ci sia un'emotività a livello proprio di raccontare la propria autobiografia che in un libro come Matrigna non ci può essere perché quello è un romanzo, chiaramente non è un libro autobiografico. Però l'ho trovato comunque piacevole da leggere. Le tematiche che vengono affrontate sono sempre interessanti e importanti perché al di là proprio della questione drammatica, della scomparsa del figlio, si parla di relazioni tra madre, figlia, tra la figlia e la società, il suo bisogno di essere riconosciuta, quindi anche qui si parla di identità. È un libro che per certi versi somiglia, come temi, diciamo in generale, a Colpisce il tuo cuore di Amelino Tomba, anche se poi il modo in cui vengono sviluppati questi rapporti sono completamente diversi in questi due romanzi, però in effetti alcuni punti in comune ce l'hanno. L'ultimo libro, vi faccio solo un accenno perché ve ne ho già parlato qualche giorno fa, è una raccolta di racconti, è Amapolas, edito Alessandro Polidori Editore, è una raccolta di racconti a tema omoerotico che io ho letto per la Indie Books, ex BookTube Italia Legge Indipendente del mese di maggio, una raccolta di racconti che mi è piaciuta tanto per la varietà dei temi, per il modo in cui queste relazioni vengono trattate, raccontate, affrontate anche con stili e tagli totalmente diversi. Se volete saperne di più, io vi rimando al video specifico in cui ho fatto un'analisi più dettagliata. Bene, io ho finito la voce, il wrap up è terminato. Fatemi sapere se vi ha incuriosito qualcuno dei testi di cui ho parlato, se c'è qualche tema che vi ha colpito. Ci sono insomma alcune tematiche che mi sono accorta ritornano varie volte nel wrap up di questo mese. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao!